sono pazza e mi devo fare anche una grande piega. E questo mi rende ancora più pazza. Allora, domani devo partire. Tu dici, Bella, ma sei tornata ieri? Vabbè, ma proprio perché, cioè, sono questa, io me ne vado, me ne scappo. Ho jet lag addosso, ma potente. In corpo tengo proprio, sai come? Comunque, se avete consigli per il jet lag, boffo di melatonina. Vabbè, ma comunque basta. L'ho spiegato pure sull'altro social, è un fatto mentale. Basta. La corda del mio telefono, mamma mia, mamma mia. Mo, il fatto dei trucchi per domani. Allora, questo è quello vecchio, non l'ho proprio tolto di mezzo, è quello di ieri. Comunque, 3 giorni la valigia da 24 kg perché ha già fa. Comunque, non sono l'unica. Ma ho iniziato a scrivere esagerazione pura cosa. L'amica mia si porta la zattera un altro po', piena di roba, quindi. Allora, iniziamo con la base. Voglio portare questo e questo qua, però mi voglio portare il piccoletto, quello appena nato, perché, cioè, questo per 3 giorni sono esagerato, però non così assai. Coupe a non finire, questa di Anastasia, il Brow Gel. Comunque io non scherzo con le lupe, cioè questo è nuovo di pacca. Cioè, guardate. Io non scherzo. Non si scherza con la lupa, non si scherza mai. Guarda l'aereo, guarda l'aereo. Comunque a me i trucchi in aereo si esplodono, ma è normale. Questo è il secondo, ve lo giuro che io li chiudo bene. Allora mi porto due correttori, questo di Anastasia, che si capisce che è il mio brand preferito, e questo di Mulac, che è pazzesco, che è molto più naturale, levigante. Questo è lo stucco, ma mi piace. Ah, mi voglio portare pure questo di Astra, che è un olietto che io uso in vari modi. Per andare a intensificare a volte gli occhi oppure come primer, tutto il viso, cioè lo uso. Il fondotinta. Allora, questi qua di Kylie per me sono pazzeschi, cioè invece assai. L'unico problema è che io non so qual è il mio colore. Cioè, un giorno sono più chiara, l'altro giorno decido di mettermi 2 secondi in mezzo alla via al sole e mi abbronzo. Vedi come faccio io? Vedi? Vedi che sono pazza. Vabbè, io me li so provati. Io penso che sia il numero 4 che devo fare. Comunque, Sculpt. Questi qua di Mulac, pazzeschi. Questo qua per lo schiocco rosso, bello importante. Questi qua per lo Sculpt. Occhi, mi porto le mie matitine del cuore. Questa di Essence. Nabla, pazzesca. Diego della Palma, che c'ha due robe sempre per l'eyeliner e la matita, e c'ha dalla parte eyeliner e dall'altra parte matita, comodissimo, perché io sono quella donna, sono quella donna che si vuole truccare 100 ore ma non facendo 100 passaggi. Ecco qua. Questo è l'Illuminé della vita, che sta per impazzire anche lui come me. In aereo pure questo è esploso, cioè ve lo giuro, mamma mia. E guarda, cioè, ma non si fa così. E sta pure in off, cioè che non è aperto. Vedi come fa la pressione, probabilmente. Siamo mascara, questo di MAC o di Fenty o di Anastasia. Io penso che metto questo perché, cioè, è il mio preferito in assoluto. Lo finisco, lo compro, lo finisco, lo compro. Cioè, è uno di quei prodotti che, cioè, mi fa impazzire. La bocca. Che strumento importante. E tu lo sai perché parli sempre. Allora, io penso che mi vado a portare questo di Diego della Palma, che è marroncino, così. Lo so che voi dite sempre il rosa, vogliamo il rosa su di te. Però, comunque sono una brazza. E questa qua di Charlotte Tilbury, che, cioè, vuoi impazzire. Cioè, è pazzesca, pazzesca. Quindi, come sto con la testa, così faccio. Questo, sempre Charlotte Tilbury, sempre Charlotte Tilbury. La combo della vita. Belli, e abbiamo finito. Questi. Questa che è nuova. Ma si chiude sto coso? Ma non è che ho fatto tutto inutilmente? Comunque ci metto anche questo. Lentiggini mie, by Nabla. Questo e questo. Che sono le cose più importanti. Che, non so, cade il mondo, mi servono. No, non va bene. Chi devo salvare?
Ho fatto tutto questo inutilmente, ma veramente sto facendo. Cioè, io ho fatto tutta la sbattuta. Ma veramente facemma. No, tu ti devi chiudere, perché sennò io mi stizzo. Cioè, ma io sto andando così, abbuffata. Non poteva mai vincere lui, però ho dovuto sacrificare delle cose.